guardate, mi avete fatto venire. So, è stata una bella sorpresa vedere un tipo di lavoro romantico che non ha niente a che fare con il mondo qui mi circonda e informa ora il mio lavoro. C'è una currency di produzione di risposta a trauma degli altri. Vedete, tanti lavori che facevo prima, cioè era un misto trome mie o trome mie che poi diventavano metafore per parlare di trauma a livello personale. Potresti dire che, you know, questi lavori, la ferita sia introversa, ma potrebbe, un rifugiato potrebbe parlare a lui. Poi c'è questo cano simbolo di umanità, non sono, questa è l'umanità con differenti ferite. Le ferite chiaramente sono fisiche, ma non parlano. L'arte, secondo me, è la cosa meno estrema di tutto. La vita è estrema, povertà è estrema. You know, dobbiamo non dimenticare che non è la vita che copia l'arte, ma è l'arte che non solo non è questione di copiare, ma riflette quello che è la vita. Se non c'è vita, è come un insetto in un barattolo, in un bicchiere, muore dopo un po'. E noi uguali. When you come from nothing, ti arrangi. You know, you don't wait for somebody to knock at your door, you want to do something, you think, fuck him, let's do it. We don't think, go to them. They can come to us, or they can fuck off, somebody else will come to us. You try to make, you know? I curated a show when I was a student to raise funds for ACT UP, which was, this was 1989. ACT UP was, you know, like ACT UP New York, there was ACT UP London, which was un gruppo di attivista per l'informazione contro l'omofobia e contro le, you know, per portare avanti, specialmente per rispettare, di capire la gente che era HIV, no? Il film, come ho detto ieri, il film, I'm grateful, penso. I'm grateful da Edith Appen, che è successo. Non è stato facile, e non è facile per me a vederlo, no. Perché poi, in un momento che c'è una cosa, edita, ma non puoi fermare, non puoi sigillare una storia così, no? Perché as you see it, then you think, ah, potevo dire questo, ma ho detto questo, però non sai, you know, la gente non sa cosa c'è dietro questo, hai capito? So è impossibile to make, so io dico, you know, sono molto grateful la pazienza che ha avuto Nathaniel con me, devo dire la verità. Perché le volte che l'ho mandato a fanculo, che non volevo fare le cose, poi le facevo. E questa cosa che voleva che io andassi fuori l'ICA, a parlare dell'ICA. Ma a fanculo, sai cosa sono arrivato lì, ragazzi? Sono uscito dalla lagna. Questa è la fucking ICA! Non me ne frega un cazzo, via. Yeah. You know. Yeah.